ragazzi e bentornati su Green Screen. Ah no, è vero, non è ancora partito il canale. Su Itinerari di Pesca. Quest'oggi siamo a martedì, abbiamo un nuovo tutorial e il nostro amico, nonché anche staff, vai, il nostro... Te lei pensa che io la taglio sta parte? No, no. Volevi che la tagliassi. Il nostro amico Lorenzo, nonché membro dello staff, ha richiesto nuovamente un altro tutorial. Ah, ma quanta roba chiedi? Su un altro tipo di lenza per il feeder fishing. Qual è questa volta? Il multi... Bellissimo, una persona con il raffreddore. Lo sapete, ve l'abbiamo detto nell'altro tutorial, li stiamo registrando uno dietro l'altro. Una persona con il naso tappato come lei, che deve dire multi-loop, il multi-loop è meraviglioso, io vi vorrei far essere qua, in questo momento, ad ascoltarla parlare. Quindi, per i profani e per coloro che non parlano con la B, il multi-loop con la M di Monza. Il che multi-loop. Cos'è? Che cos'è il... quale, scusa? Il bui-bui-bui-bui-bui-loop. Bellissimo! Il multi-loop. Allora, il multi-loop è una lenza con la quale io ho un bel feeling, perché comunque è quella che ho utilizzato quando ho cominciato a pescare a feeder fishing quando ero bambino e che veniva chiamato ancora leggering, quindi tanti, più di 20 anni fa. Sì, sembro vecchio, sono vecchio, però sembro giovane, però ciao ragazzi, green screen. Allora, sentite dei messaggi subliminali. E niente, una lenza un po' particolare, forse è meglio vederla nello specifico con una parte tecnica dedicata. Passiamo la linea al nostro inviato dalla camera accanto, che ci farà vedere tutta la parte tecnica riguardante appunto il feeder multiloop. Yeah. Eccoci qua ragazzi per vedere la montatura a feeder multiloop. La montatura feeder multiloop si sviluppa in questo modo. Dalla nostra lenza madre andremo a creare una serie di nodi atti a distribuire il carico ed aumentare la potenza della nostra lenza, appunto. Nella parte terminale, partendo da una lenza aperta, ok, dove questa è la lenza che arriva dal mulinello e questa è la lenza che poi andrà invece in direzione del finale, molto semplicemente andiamo a fare circa 3 nodi. Nello specifico c'è chi ne fa anche 4 o 5, ma di solito con 3 nodi ce la caviamo abbastanza bene. Un primo nodo andrà nella parte finale, dove noi andremo poi a collegare appunto il nostro finale. Un altro nodo verrà fatto in una fascia intermedia e successivamente un ultimo nodo a fermare il nostro pasturatore. Ma vediamolo nello specifico. Nello specifico, nella parte bassa della lenza, appunto, si andrà a creare, facendo un semplice nodo, una piccola asola. Lo si può eseguire semplicemente con un nodo a 8 o con un nodo semplice girato 2 volte. In questo, sì, sembra fallica questa figura, ragazzi, ma non lo è. Il primo anello servirà per collegare il nostro finale di varia lunghezza. Potremo collegarlo o semplicemente con un'asola su asola, oppure anche con una girella con moschettone. Il secondo nodo verrà posto circa a 3-4 cm, anche forse sì, 5 cm dal primo, sempre seguendo o un nodo a 8 o un nodo girato. In questo modo si crea una doppia lenza che aumenta comunque la resistenza della nostra lenza madre, ma allo stesso tempo crea un qualcosa di importante. Adesso lo vediamo. Sopra questo nodo andrà posizionata la nostra girella con il moschettone, che ci permetterà di collegare successivamente il nostro pasturatore aka feeder. Ok, nella parte alta, sempre sulla lenza raddoppiata, andremo a porre a maggior distanza rispetto ai primi 2 nodi un altro nodo a 8 o un nodo girato semplice, un nodo piano girato 2 volte. In questo modo il nostro pasturatore potrà scorrere in questa zona, risultando morbido
ai nostri amici pesci in fase di abboccata, e nella parte alta la girella andrà a battere contro il nodo e ci darà l'autoferrata. Quando noi andremo a creare questa montatura, quale sarà l'iter dei vari passaggi? Per prima cosa andremo a far passare la girella, cioè la girella con moschettone. In questo modo successivamente non dovremo fare dei magheggi per poterla collegare appunto alla nostra lenza. Successivamente eseguiremo il nodo alla base lasciando appunto, se vogliamo utilizzare un'altra girella nella parte bassa, appunto inseriremo due girelle e la prima la lasceremo sul fondo. Poi eseguiremo, lasciando sempre la girella a monte, un secondo nodo, quindi il nodo intermedio, e successivamente a questo punto, facendo battere la nostra girella sul nodo intermedio, andremo a fare l'ultimo nodo, che è il nodo di battuta, che ci garantirà appunto l'autoferrata. Perché si fa, una domanda che mi è stata posta è: perché fare tre nodi e non semplicemente due? Perché la lenza che rimane fra il primo nodo e il secondo nodo ci dà un effetto antigroviglio, essendo doppiata infatti ha una maggiore rigidità e quindi tende a lasciare la possibilità al nostro filo della lenza madre di non annodarsi con il pasturatore. Questo è il classico feeder multiloop, molto semplice come montatura e di sicura efficace. È la prima montatura che ho utilizzato io quando ho cominciato ad utilizzare la pesca a feeder. Una variante qual è? Una variante è quella di svolgere questa parte, cioè dal primo nodo al secondo nodo, con una trillatura. Quindi andremo, quando andremo a creare la nostra lenza, come prima battuta a inserire come sempre la girella col moschettone, messa la nostra girella con il moschettone effettueremo una trillatura, quindi addoppiando il filo, ok? Il filo rimarrà addoppiato e faremo il primo nodo, dove nella parte bassa rimarrà l'asolina alla quale collegheremo il finale, la trillatura, il secondo nodo che fermerà anche la trillatura e poi sempre il terzo nodo, è quello di battuta, cioè il quarto punto, cioè il nodo di battuta. In questo caso non servirà la trillatura, altrimenti andremo ad incatenare il nostro pasturatore che non sarà libero di muoversi sulla nostra lenza. Questa, ragazzi, è la lenza multi loop per la pesca a feeder. Una montatura, come vi ripeto, molto semplice, alla portata di tutti, che non richiede esagerate conoscenze tecniche e che ci sentiamo di consigliarvi. Torniamo adesso con Veronica per la chiusura di questo video. E rieccoci qui. Avete visto finora la parte tecnica e adesso siamo arrivati ai saluti. Come sempre, speriamo che questo tutorial, come gli altri, possa esservi utile. È già un pochino più di fascia intermedia rispetto agli altri, perché comunque sul feeder riusciamo a muoverci in maniera un po' più approfondita rispetto ad altre tecniche, dove siamo ancora anche noi sulla superficie. Detto questo, vi ricordiamo come sempre che se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al nostro canale. E veniteci a e veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/itinerari di pesca e su tutti i nostri social, perché siamo come il grande fratello, siamo ovunque, vi teniamo d'occhio e vi rubiamo i soldi. Era una battuta. Detto questo, gli altri social quali sono? Instagram, Telegram e Twitter. Non ce n'è uno con la... Vi salutiamo, vi ricordiamo come sempre il nostro motto: Catch and release!